guardate il titolo. Quali sono le parole chiave che colpiscono la vostra attenzione? Sono tre: storia, innovazione, Pietro Massena. Pietro Massena è un ponte che affonda le radici nella storia e è proiettato verso il futuro. Questo è un po' il succo di quello che cercheremo di dire. E questo è un po' l'indice di quello che mi sforzerò di trasmettervi. Guardiamo la storia. La storia che cos'è? La storia è tutto quello che è stato fatto fino a 10 minuti fa. La storia è come un serbatoio dove noi continuiamo a versare conoscenze e realizzazioni. E l'esame critico di quello che è stato fatto nel passato può essere ricco di informazioni anche oggi. Se noi esaminiamo criticamente quello che è stato fatto nel passato, evitiamo di inventare un ombrello, per esempio. Evitiamo di ripetere errori che sono già stati fatti. Per esempio, soluzioni del passato esaminate criticamente oggi, per esempio con materiali e tecnologie moderne e nel contesto attuale, possono essere attuate e applicate oggi. Tenete presente che la storia non vuol dire raccogliere i ferri vecchi, non vuol dire raccogliere la polvere. Le soluzioni storiche non sono il magazzino del rottamaio, ma sono, io direi, un database, sono una collezione di idee realizzate. Se poi noi riuscissimo a fare anche una collezione delle idee soltanto concepite, e con l'informatica questo è possibile, avremmo uno strumento fondamentale per l'innovazione. Un amico compositore mi diceva: mi vengono in mente delle musiche bellissime, peccato che siano già state tutte scritte. Quindi io dico sempre ai miei allievi: potete avere le idee più innovative che volete, ma state pur certi che qualcuno le ha già avute prima di voi. Quindi voi dovreste prendere quello che è stato fatto e aggiungergli qualcosina. Questa è l'innovazione, questo è il progresso. E ci sono alcuni esempi a cui adesso accenneremo brevemente. Per esempio il vapore. Il vapore, noi pensiamo alla macchina a vapore di latte, ma già Erone nel primo secolo avanti Cristo costruito quella che oggi chiameremo una seppur rudimentale turbina a vapore, che l'ho chiamato Eolipina. Non dico nulla di Pietro Massena, dico solo, lo dicevo prima, mentre cenavamo col professore, con l'ingegnere Rovida, lui era un uomo che era avanti di 30 anni, come è vissuto forse nel momento, cioè non era figlio della sua epoca, insomma, lui per la ragione era, lui ha vissuto un secolo, tra l'altro, molto importante, con i grossi cambiamenti, il secolo scorso, fra due guerre, anche con forti cambiamenti economici, ma lui ha fatto delle cose, che si sono poi realizzate, se dico 30 anni dopo, forse è poco, no? Ci sono cose che sono realizzate forse anche 50 anni dopo, quindi da questo punto di vista davvero è un genio in tutti i sensi. Allora, come amministrazione abbiamo ritenuto appunto di recuperare, ecco, il valore di questo uomo. Un momento difficile, poi magari lo diranno anche il curatore, come tutti i geni, insomma, no? Quindi persone magari anche poco socievoli. Lui lavorava di notte, no? Teneva questo taccuino sul comodino con la matita e si svegliava e disegnava, prendeva appunti e quant'altro. E quindi la cosa che mi ha molto colpito è appunto questa sua capacità di essere creativo, innovativo, molto orientato al risultato. Sono valori, io credo, che siano importanti. Allora, speriamo che questa mostra, questa serie di eventi collaterali, io spero che anche tanti giovani possano visitare la mostra e appunto rendersi conto che se si osa si può fare.